La frutta è fatta di zucchero, lo zucchero fa ingrassare, quindi la frutta fa ingrassare, giusto? Non è proprio così. Scopriamolo. Sappiamo che le persone che consumano più frutta sono generalmente meno grasse. Però conosciamo al contempo i rischi del fruttosio, soprattutto di alimenti ad alto contenuto di questo zucchero che è un esoso come il glucosio, il galattosio. Anch'esso è bianco, è inodore ed è anche più dolce del glucosio stesso. A differenza del glucosio non innalza l'insulina. Però perché è rischioso per la salute questo zucchero? Rischioso perché può aumentare le VLDL a livello epatico e quindi il rischio di malattie cardiovascolari, aumenta i livelli di acido urico e quindi il rischio di gotta, aumenta anche la possibilità di andare incontro a insulinoresistenza e quindi sviluppare diabete mellito di tipo 2. Inoltre può portare a overeating, quindi a mangiare troppo, e anche a leptinoresistenza. Ma dove si trova questo fruttosio? Lo troviamo sicuramente nella frutta, ma anche nei vegetali o anche nel miele e soprattutto in tutti quegli alimenti che hanno gli zuccheri aggiunti, quindi ad alto livello di fruttosio, come il famoso high fructose corn syrup che si utilizza tanto negli Stati Uniti. Quindi lo troviamo tanto nei succhi di frutta, negli sciroppi. In quei casi lo troviamo in quantità decisamente più elevate. Quindi questo zucchero viene metabolizzato principalmente dal fegato, un pochino anche dai reni dell'intestino, ma che cosa ci serve? Come il glucosio per produrre energia, se poi abbiamo già sufficiente energia, immagazziniamo le scorte di glicogeno, che è la nostra riserva di benzina, se abbiamo già abbastanza glicogeno, è vero, il restante fruttosio viene convertito in trigliceridi, quindi in grasso. Ma allora il fruttosio fa ingrassare, quindi la frutta fa ingrassare. Calma, perché la questione è un po' diversa. In realtà il fruttosio aiuta a preservare il glicogeno muscolare durante l'esercizio ed è molto utile per il recupero, sempre il glicogeno muscolare, post esercizio. Quindi un frutto va bene prima e dopo l'allenamento. C'è una bella differenza però tra la frutta e il fruttosio. Prendiamo ad esempio questa pesca. Circa il 90% di questo frutto è acqua. Poi abbiamo più o meno 10-12 grammi di carboidrati, quindi zuccheri, zuccheri semplici. Di questi, più o meno 6 sono rappresentati dal fruttosio e poi ne abbiamo 2-3 anche di fibra. Vogliamo prendere un altro alimento, la famosa banana. La banana ha super mega calorica, una banana ha circa 100 calorie, di queste più o meno 25 grammi sono appunto di zuccheri e di queste abbiamo più o meno 5 grammi di fibra. Ora, una banana, 100 calorie, un ventesimo, meno di un ventesimo delle tue calorie giornaliere, sarà quella che ti fa ingrassare o forse sarà tutto il resto? Quindi la frutta non è nient'altro che un contenitore ricco d'acqua con dentro appunto zuccheri, tra cui glucosio, fruttosio, fibra, sali minerali e vitamine. Inoltre ci sono anche frutti come il melone, l'anguria, che possono arrivare a un contenuto di acqua ancora più elevato, fino al 95%, e di conseguenza una densità energetica più bassa, quindi un contenuto calorico molto meno elevato. Quindi il fegato può stoccare circa 50 grammi di fruttosio, però se noi ne abbiamo 5-6 in questa pesca, poi ce n'è altri 5, anche 10 nella banana e poi 3-4 nei mirtilli, sì, ma quanta frutta dovrei mangiare per arrivare a oltrepassare quel limite che abbiamo detto che fa sì che poi tutto quello in eccesso vada a trasformarsi in grasso? Forse un po' troppo, quindi anche qui la chiave è la moderazione e cercare di consumare il fruttosio sotto forma di frutta e non di sciroppi o succhi di frutta che hanno un sacco di zuccheri aggiunti. Quindi gli effetti dannosi del fruttosio si applicano a una dieta occidentale che è ricca di zuccheri aggiunti. Quindi il fruttosio assunto in moderazione tramite la frutta e non con gli zuccheri aggiunti di sciroppi e succhi di frutta, fa benissimo per la salute e soprattutto non fa ingrassare.
Quindi godetevi la vostra frutta senza preoccuparvi delle conseguenze. Alla prossima!